ragazzi, posso fermarvi un secondo? Avete un minuto? Come no. Conoscete Porco Brado? No, però è interessante. Volete vivere un'esperienza unica, irripetibile, che potete vivere solo al food truck? Solo se irripetibile. E da giugno in isola? Va bene, sono d'accordo. Ok, facciamo questo test. Siete pronti a provare il panino? Lo proviamo assolutamente. Andiamo. Pronti al primo morso? Vado in attesa? Subito. Riprenderemo i vostri sguardi. Ti piace? Buonissimo. Prima parola che ti viene in mente? Sensazionale. C'è un mondo dentro, ragazzi. È squisito. Lo volete scoprire con noi il mondo? Assolutamente sì. Veniteci a trovare in isola dal mese di giugno e da lì scopriremo tutto il mondo di Porco Brado. Ci saremo. Assolutamente. Porco Brado. Eccoci qua. Questa volta non riprenderemo il primo morso, riprenderemo il secondo. Vediamo se rimane sempre un'esperienza unica. Sì, sempre un'esperienza unica. E con noi l'esperienza unica proseguirà, perché apriremo da giugno in isola. Vi aspettiamo? Perfetto. Ci saremo, sicuramente. Andiamo verso il nostro cliente al primo morso e adesso gli chiederemo primo morso. Primo morso, arrivo, primo morso. Il primo morso non si scorda mai. Sono anche inquadrato, ok, proverò, va bene, comunque. Vale tutto, eh. Vai, muoviti! Meraviglioso, come me lo aspettavo, nel senso, anzi, forse anche un po' meglio. Molto buono. Cosa posso dire d'altro? Che cosa ti viene in mente? A cosa l'associeresti? Se dobbiamo essere poetici. Vedo questo prato con queste mucche, con queste colline. Questi maiali. Però sono maiali, cinta senese, qualità DOP. Bravissimo, però è così onirico, diciamo, che invece a me fa venire in mente le vacche e niente. Questo è, il pensiero è quello, non è che, diciamo, anzi, loro non me li immagino neanche, mi immagino invece niente. Questa collina con queste mucche, e ripeto, mucche. Perfetto. Allora, nel nostro truck cuciniamo la carne di cinta senese DOP, che viene cucinata nel barbecue con circa 14 ore di cottura a bassa temperatura, e facciamo anche una affumicatura con dei legni di ciliegio, melo e arancio. Abbiamo ottenuto l'anno scorso il premio a Berlino nella finale europea di street food, come potete vedere lassù, come miglior panino d'Europa, e questo ci ha reso molto fieri, perché diciamo sono solo 2 anni che facciamo questa attività e già abbiamo riscosso un notevole successo. La nostra attività è nata, questa di street food, con l'intento di promuovere, di far conoscere la biodiversità, il prodotto del territorio, di valorizzare prodotti come la cinta senese, che è un suino proprio di razza antica che deriva proprio dal Medioevo toscano e si è mantenuta nel tempo, e quindi l'idea è partita proprio dal voler promuovere, far conoscere a un vasto pubblico questa particolare produzione, che è una produzione di nicchia ma di un'elevata qualità. La prima volta che assaggi il nostro panino? Sì. Sì? Allora posso riprendere il tuo primo morso per vedere com'era questa esperienza? Certo. Mistica. Buono. Buono? Ottimo. Sì. Ottimo. Buono. Bene, apriremo in isola dal mese di giugno. Se volete venirci a ritrovare sapete dove trovarci. Grazie. Grazie, ciao. A te, ciao. Avete mai mangiato il panino di Porco Brado? No. Volete seguirci in questa esperienza, assaggiarlo con noi per la prima volta? Va bene, dai, proviamo. Va bene, andiamo. Attendiamo. Ecco il primo morso, ti è piaciuto? Sì, tanta roba, veramente buono, le cipolle sono fantastiche. Bene, tornerai presto a trovarci, apriremo un locale in Jacopo dal Verme. Sì. A Milano, dal mese di giugno. Volentieri. Per te il prossimo panino sarà gratis. Ci conto allora, vengo apposta. Grazie. È la prima volta che mangi la senese? No, ci mancherebbe, più volte. La cinta, è vera, lo so, perché
Ma perché dall'accento capisco, sei toscano? Sono toscano. Quindi sai perfettamente quella che è la storia della cinta senese. Perfettamente no, però diciamo che il sapore lo riconosco. Siamo pronti al primo morso insieme a voi. Cosa ne pensate? Buono, buono, molto buono. Le piace? Buono, 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 buono. Ciao, è la prima volta che assaggi il nostro panino di porco brado? Sì. Possiamo vivere con te la prima esperienza del primo morso? Va bene. Sta assaporando. Ma adesso ti chiederò, a cosa lo potresti associare? Cosa ti viene in mente mentre mangi questo panino delizioso e unico? Al barbecue americano. Al barbecue americano? Sì, la salsa è nuova, mai assaggiata. Tutto è nuovo in realtà. La salsa che stai mangiando è quella al vino. È al vino sirà. E la carne di cinta senese. Ecco, ci dobbiamo andare allora. Devo venire a mangiare da voi. Ti aspettiamo. Ciao ragazzi, di dove siete? Brasile. Del Brasile? Sì, sì. Benissimo. Conoscete il porco brado? No, adesso sì. Adesso sì, benissimo. Ma non sapete ancora il gusto? No, ancora no. No. Va bene. Allora vediamo insieme a voi qual è la vostra emozione al primo morso. Ok, lo faccio. Partiamo con il test. Dal vivo. Ok, un culo sparo. Buonissimo. Buonissimo? Sì. Sì, sì, è buono. È equilibrato, un po' dolce, un po' salato, questo di cipolla. Sì, la salsa di cipolla è stata buona. Esattamente da Porco Brado abbiamo qua dei giovani teenager affezionati. Ora mi sento un po' giovane anch'io, ma vediamo loro, la nuova leva, cosa pensa del nostro panino. Il più buono che abbia mai mangiato. Buonissimo. Carne sofficissima, anche salsa... A me è piaciuto tutto del panino. Ma quando l'avete assaggiato, qual è stata la vostra sensazione? A cosa lo paragonate? Cosa vi viene in mente? Che dite, wow, questo sì che è un panino. A Porco Brado. E che comunque fanno dei panini ottimi e che ne vale la pena mangiarli. Porco Brado, ormai è un'istituzione.